Ciao a tutti e bentornati in Tessila News. Quest'oggi ci immergeremo in un mondo meraviglioso, fatto di natura, di colori, di quella cultura suggestiva e affascinante che abbiamo visto tante volte in forme diverse nella nostra vita. Ecco, quest'oggi, in questo video, Tessiland ve ne darà la sua particolare visione. Ecco a voi il West. Analizziamolo nel dettaglio. Analizziamolo nel dettaglio, questo filato davvero molto originale. Allora, si presenta così in gomitoli da 100 grammi per una lunghezza di circa 100 metri, per il quale consigliamo l'utilizzo, eccolo qui, vediamolo nel dettaglio, o dei ferri 7-8 oppure dell'uncinetto 6-7. La vediamo quindi questa forma particolare a stoppino in cui tutti questi colori si fondono perfettamente tra di loro. È un gomitolo composto per il 50% lana e 50% acrilico, che potrete tranquillamente lavare ad una temperatura non superiore ai 30 gradi. Potete riporlo ad asciugare in una posizione piana, lontana da fonti di calore, sconsigliamo l'asciugatrice, così come nel caso del West sconsigliamo anche di stirarlo. È possibile utilizzare tutti i solventi, eccezion fatta il tetracloretilene, e non è possibile candeggiarlo. Ma adesso veniamo ai colori e soprattutto vediamoli sviluppati nei nostri telini. Allora, iniziamo da questo, che è il West Green. Ovviamente il colore predominante è il verde, ma lo vediamo davvero in tantissime sfumature e perfettamente mixato anche a note in un certo senso color bronzo, ecco, che possiamo vedere qui, e note invece un po' più chiare, davvero molto molto valido. Questo invece è il West Porpora. Guardate quanti colori che troviamo in questo gomitolo. Ovviamente sì, il porpora è evidente, ma ci sono anche note di viola, di rosa, di fucsia, di turchese, di celeste, ce ne sono davvero tantissimi. Il telino, insomma, parla da solo. E qui abbiamo i colori tipici dell'aurora, o meglio dell'aurora boreale. Infatti quello che abbiamo qui è proprio il West Boreale, che possiamo vedere sviluppato qui. Ci sono davvero tantissimi colori, alcuni insomma un po' più tenui, messi in risalto da queste note leggermente dorate sparse proprio lungo tutto il gomitolo. E adesso è il momento di un po' di festa con il West Party. E i colori, insomma, li vediamo, ci sono tutti: il turchese, il fucsia, il viola, il porpora, il lime, tutti qui. E vogliamo adesso a Paris con il West Parigi, di cui possiamo vederne i colori di un tipico tramonto parigino proprio su questo telino, quindi ben vengano il rame, il carta da zucchero, il lime, questo grigio perlato e alcune note di nero. E concludiamo con il West Tartan, la tipica fantasia scozzese rappresentata qui con un bel blu, ma molti e molti altri colori, dal lime all'azzurro, al turchese, al celeste, e queste note piccolissime di colore rosso ramato qui e lì, che mettono davvero in risalto questo bellissimo blu di questo stupendo West Tartan. Una vera e propria evoluzione dello stoppino. Quello che abbiamo visto nel West è un filato davvero con una grande personalità. Questo mix di contrasti, questo effetto mélange, sapientemente ideato, creato e prodotto qui in Italia. Infatti, come potete vedere, è un 100% made in Italy, ideato e in esclusiva proprio da e per Tessiland. Un filato davvero unico, con il quale già ci possiamo immaginare qualche poncho meraviglioso. Anche i colori che abbiamo visto, abbiamo provato, diciamo, in un certo senso a descriverli, ma avete visto, sono davvero
troppi. E perché no, pensate anche ad un bellissimo soprabito o a un cappotto, farete invidia a chiunque. Se volete essere originali, con una grande personalità e soprattutto di moda e di tendenza, il West non potrà mancare nelle vostre case. Io vi ringrazio come sempre per averci seguito, vi do appuntamento al prossimo articolo e vi ricordo di iscrivervi sui nostri canali social e su YouTube e di attivare la campanella, così da essere sempre costantemente aggiornati. Al prossimo articolo, ciao!